Allora, innanzitutto un po' di pareri su Kirby finora. Anzi, in realtà facciamo tutti degli extra oggi. Allora, sì, sono comunque al mondo 4. Quindi sì, può darsi che già no, che potessi avere degli spoiler, ma in realtà torniamo indietro. Questo mondo è bellissimo, tra l'altro, ragazzi. Il mondo del parco giochi, non so chi di voi ci è arrivato, già no, anche se tu ci sei arrivato. Ed è fighissimo. Ma in realtà io oggi, in live, vorrei tornare indietro. Perché? 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 Perché ci facciamo un po' le sfide che abbiamo perso nei vari livelli, cercando di farle bene, comunque al 100%. Ma soprattutto perché io voglio andare qua in città, perché adesso la città si è evoluta, è cresciuta. Comunque per il momento, ragazzi, è il classico esempio dei giochi Nintendo. Cioè, bello, curato, e nonostante la Switch abbia degli evidenti problemi tecnici, cioè problemi, limiti tecnici, è un tipo di gioco che non trovi da nessun'altra parte. Cioè, non lo trovi su PlayStation, non lo trovi su Xbox, non lo trovi da nessun'altra parte. È magico, veramente magico. Tra l'altro io ho scoperto una cosa, che andando qua si torna al primissimo livello, perché tecnicamente il punto di arrivo non fa parte di nessun mondo, ecco. Qua cosa c'è? Che manco ci sono mai stato. Torretta panoramica. Ah, bellissimo. Adesso non so come è messa la vostra cittadella. Qua sto prendendo tutti gli extra a caso, ovviamente. Sta sedia? Questa sedia servirà a qualcosa? Non serve a niente, va bene. Oh, qua c'è qualcosa di extra. Perfetto. Poi vi devo far vedere la mia armeria, perché la mia armeria è incredibile. Qui c'è lo stadio dove ci sarà un torneo, una coppa, che magari faremo anche adesso. E poi tra l'altro qua ci sono tutti i minigiochi che devo ancora provare, quindi li proveremo assieme. Ma prima vi voglio far vedere un po' la mia armeria. Eccola qui, l'armeria di Waddle Dee, che come potete vedere si è potenziata non poco. Praticamente tutti questi potenziamenti ce li ho migliorati. Quindi il cacciatore che spara, il martello, questo che è tipo la bomba suprema, incredibile, fighissimo. Ciao Wai, buonasera, come va? Spero tutto bene. Ben ritrovato, ti sei perso tutte le news del Frank, news di oggi. Però, insomma, spero che ti potrai divertire qua con Kirby e la Terra Perduta, che abbiamo cominciato proprio adesso. Poi vabbè, c'è quello di fuoco, le super lame incredibili, la spada gigante, le bombe che vedete sono migliorate, il turbine che è migliorato, quello che va sottoterra che è migliorato, il porco spino che adesso è diventato gigantesco. L'unico che non è migliorato è il ghiaccio. Purtroppo è rimasto lui, l'unico un po' poverino. Però vi dirò, io quasi quasi mi metto il fuoco di vulcano, che tra l'altro è bello perché voi potete comunque scegliere se mettervi quello più piccolino o quello più forte. Ovviamente andiamo sempre con quello più forte, cioè nel senso, perché mai mi dovrei prendere la versione debole. Allora, volevo provare questo minigioco. Allora, qua innanzitutto cosa vuole? Benvenuto al bar di Waddle Dee. Qui potrei mangiare qualcosa per recuperare energia. Ah sì? Pensi che ne avresti più tardi? Possiamo anche farlo da asporto. Un po' tipo Deliveroo. Hai deciso che cosa prendere? Allora, torta morfo auto restituisce dell'energia. Restituisce energia, restituisce molto, restituisce tutta l'energia. Ah, ok, certo, arrivederci. E un attimo Kirby, ora che il bar Waddle Dee è aperto, vorremmo assumere un aiutante. Offriamo una posizione part time, pure qua i contratti. Hai mai pensato a una carriera nel settore gastronomico? Bar di Waddle Dee cerca se aiutante, facciamo compito per uno. Che compito? Boh, compito facile. Non l'ho mai fatto, quindi vediamo un attimo. Controlla bene, ma è Food Truck Simulator. Controlla bene l'ordinazione di ogni cliente e servi proprio ciò che vogliono. Se il livello di soddisfazione del cliente è troppo basso, perdi la partita. Ok. Allora di pranzo la velocità aumenta. Ok, va bene. Ok, lui vuole questo sicuro. Lui vuole questo. Vabbè, ma non mi sembra difficilissimo. Anche se magari bisognerà tipo aspettare un attimino. Lui vuole il tomatone. Vuole questo. Lui vuole questo. Lui vuole questo. E lui vuole sempre la bottiglia. Vabbè, ma io faccio il record mondiale. Ma forse c'è da fare il record?
Ok. Beh, è ora di pranzo. Oh. Ok, vai Kirby, non ti preoccupare. Ok. Ah, adesso appare anche la nuvoletta, quindi gli sappiamo in anticipo. Vabbè, ma questo è tutto allenamento per Food Truck Simulator, ragazzi, eh. Vai. Ok. Nessun problema, nessun problema, nessun problema, nessun problema. Vabbè, ragazzi, 1900. Quanti ne ho serviti? 38, dai, mi sembra ottimo come risultato. Nessun ordine sbagliato. E ordini di fila corretti. Clientela soddisfatta al 100%. Vabbè, ragazzi, dai, ragazzi. Grazie. Posso lavorare persino in un McDonald's senza nessun problema. Hai ottenuto 95 monete. Ammazza, così poche. Ne volevo di più. Ora sono disponibili il compito frenetico e il compito fulmineo. Vabbè, stanno proprio bene lì. Interrompi il compito, sì. Però è un bel minigioco che sono sicuro poi ci servirà per sbloccare altre cose in futuro. Ma mi piace un sacco che l'hub poi si vada ad evolvere, migliori sempre di più, eh. Sono ancora, tra l'altro, un bel po' di strutture nascoste. Ma io voglio vedere questo torneo. Allora, benvenuto nel Colosseum. Sei qua perché vuoi partecipare ad un torneo. E c'è la Coppa Meta Knight. Però attenzione, c'è un progetto. Vedete quella cosettina lì? È il progetto per migliorare. 6 battaglie, ma... cioè, perfetto. L'entrata del Colosseum è proprio là. Preparati per battaglie dure. La Coppa Meta Knight. Allora, io terrei il mio potenziamento. Vediamo un po' che dobbiamo affrontare. Mega cavaliere selvaggio, a cui gli ho già dato fuoco praticamente. Ia, che botta. Ok, a posto. Ah, ma ne arrivano tanti. Ok. Dai, 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 dai. Mamma mia, ragazzi, ma quanto sono forte. Vabbè, ma se sono così, direi che siamo a posto. Rimaniamo sempre con il nostro potenziamento. Ancora 5. Forse va completato entro un certo numero. Corimondo, lei mi sembra un po'... perché è tornato dal regno dei morti? Ok. Beh, easy, sì. Sì, Corimondo. Il contrattacco lo ha messo alle strette. Ma quando mai? No, ecco, questo è l'unico attacco un po'... beh, che sta continuando ad andare a fuoco. Questo è il potenziamento più bello, perché gli fa danno continuamente. Vabbè, troppo forti. Perfetto, grazie. Tra l'altro no damage, eh. Ah, io vi sto dando... ah, il prossimo è la gattina. Adesso vi faccio vedere un boss che forse non ho fatto in live. Lei pure un po' bastardina, eh. Guardala, guardala, guardala. È cattivissima lei. Guardala. Perfetto. Ok. Allora, guarda come si arrabbia. Ecco, l'unico problema è che lei, andando sopra, non posso attaccarla sempre. Ehi. Vedete, bisogna aspettare un po'. Ok. A posto. Vabbè. Nulla di troppo difficile. Arrivederci anche a lei. Ok. E i prossimi avversari, boh, non so chi siano, però andiamo ad affrontarli. Per il momento non sto incontrando difficoltà. Dado Pagos selvaggio. Ah, proprio lui. Oddio. Mi sembra un po' eccessivo. Quanti avversari sono? Non,
cioè abbiamo 6 round, dobbiamo fare... Questa abilità è rotta comunque. Cioè, nelle guide dei giochi di... cioè, nelle guide strategiche diranno: prendetevi l'abilità fuoco di vulcano e spammatela a manetta. Ci siamo andati troppo forti. Ancora due. Adesso c'è, vedete, l'anteprima del boss ed è l'albero tropical... Tropical Woods. Anche qui stessa logica. Allora, qua. Mamma mia, ragazzi, è più forte. L'unico problema è che lui, vedete, fa queste cose un po' cattive. Ma noi io continuo così. Arrivederci e tante care cose. Questa potrebbe essere anche una live istituzionale, vi spiego come batterlo su. Veramente speedrun. Attenzione. Oh, ora c'è Meta Knight, eh. Ah, ora c'è Meta Knight, ragazzi. Battaglia finale. Questa è la novità effettiva, eh. Sarei curioso di affrontarlo. Andiamo, dai. Mi sembra 59,99, guai, purtroppo è di Nintendo. Va per forza affrontato con la spada, sì. Sì. Eccolo. Spadaccino solitario. Meta Knight. Finalmente una battaglia degna. Aia. No, no, no. Ai, 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 ai. Attenzione. Che cos'è questo superattacco incredibile? No, volevo fargli l'attacco caricato. Mi piace, finalmente un po' di sfida. Si sta arrabbiando, eh. Sì, vabbè, mi sembra un po' esagerato. No. Ma guarda quanti pattern di attacco che ha. Ma è bellissimo. Ma perché? No, tutte le boss fight devono essere... No, no, se è così io non oso immaginare più avanti. Bellissimo. Bravi, complimenti, perché hanno fatto Metal Knight. Anzi, Meta Knight decente. Uè. Ciao Macacrap, come va? Spero tutto bene. Oddio, sapete che non l'avevo mai visto dentro lui? Boh. Sì, il cane è sempre simpatico. Appena suona, subito. Comunque, incredibile. Ma sono troppo forte, ragazzi. Ho battuto anche Meta Knight. 4 minuti e 43 è il nostro record. Se volete provare a batterlo, potete provarci, appunto. Ma la ricompensa, però, è... Voglio... 500... No, io voglio di più. Ma voglio di più, voglio il progetto. C'era un progetto... Oh. Golosissimo.
golosissimo. Abbiamo ottenuto il progetto per l'abilità spada Meta Knight. Ora puoi... Quindi la nostra abilità spada si evolve ancora di più. No, allora qui c'è curiosità, qui c'è curiosità. E questo... Vabbè, ma io sto trovando tutta roba segreta in live. Devo continuare a farlo in live, non c'è niente da fare. Ma tu Magacrap te lo sei preso il gioco? E fai questo... Ah, sì, come... Se ti piace, quindi voglio sapere. Allora... Oh, il progetto per The Spider-Man Knight. Vediamo un po'. Allora, adesso io vorrei capire quanto costa. Sì, l'ho preso. Ah, dove sei arrivato? Dove sei arrivato? Vediamo un po'. Ci vogliono 1200 e 3 stelline. Facciamo evolvere. Alle giostre, ok. Vabbè, io sono al mondo dopo. Più che altro, Minecraft, spero che... Cioè, se vuoi rimanere a vedere la live, se non è troppo spoiler, però... Per il momento non penso ci siano... Sai, non è che ci sono i plot twist, però... No, bellissimo! Bellissimo! E poi, cioè, guarda il lato positivo, Minecraft. Ti faccio anche da guida, sia a te, a chiunque altro è arrivato un po' indietro. Comunque, la spada Meta Knight... No, ragazzi, questo... Sarà il potere che userò per tutto il resto del gioco. Laddove è possibile. A parte che secondo me corre anche un po' più veloce. No, guarda che bello. Guarda che bellino. Oh, guarda gli attacchi che fa. Per me possiamo andare avanti così per tutto il gioco. Quindi in realtà le abilità vanno anche al terzo stadio di potenza. Tra l'altro l'unico che mi manca è qua. E forse l'ho intravisto in un trailer. Dovrebbe essere Kirby che spara laser. Cioè tipo con la pistolina. Dovrebbe essere lui. Per il resto forse li abbiamo già presi visti comunque tutti. Allora, sono tanti perché comunque Kirby ha diversi poteri. Alcuni sono nuovi, alcuni sono vecchi. Però mi piace che gli abbiano messo questa cosa del potenziamento, che però è legato alle sfide, quindi è molto figo. Tra l'altro adesso, proprio per evitare troppi spoilerini, ci andiamo a fare una delle sfide extra, insomma. Così almeno... Andiamo. Allora, qui ovviamente li ho fatti tutti, salvati tutti, 46 su 46, qua anche 47 su 47, no, ok, andiamo avanti. Qui alle giostre stessa cosa, 48 su 48, tra l'altro per me per il momento questo è il mondo più figo, cioè ha dei livelli, ma anche banalmente il primo, cioè che tu arrivi e ti vedi il parco così è fighissimo, adesso non so voi... Se vi è piaciuto chi ci ha giocato come Magcrap. Però insomma adesso andiamo con il quarto mondo, che è quello nevato. Tra l'altro secondo me non è neanche troppo spoiler, perché quando sei qua lo vedi che qui c'è la neve. Quindi come dire, mi sembra anche abbastanza papabile. Ma scusa, sta sfida l'abbiamo fatta, ok. Volevo fare delle sfide appunto che non ho completato. Tipo questa: tesoro spino pasticcio, rotolo e lancia, spino pasticcio alla prova. Dobbiamo farla entro 1 minuto e 20. Vediamo un po'. Vediamo se ce la farò, 3 minuti, pronti, via. Già ho fallito, no? Ok. Perfetto. Prendi con l'abilità spino pasticcio. Tu ti prendi la roba e poi la devi rilasciare. È abbastanza. Non è facile, però è una gimmick carina. Vai. Ok. No, aspetta. Ok. Perfetto.
Ok. Ok. E adesso qua. Ok. Ah, forse l'ho fatta, vediamo. Ah, non so se ce l'ho fatta nel tempo prestabilito. Vediamo un po'. 1 minuto e 19. Mamma mia. Oh, per una volta mi va bene in positivo. 1 minuto e 20 e io l'ho completato in 1 minuto e 19 secondi e 59 centesimi. Finalmente, anziché l'opposto, che magari avrei fatto 1 minuto 20 e 01. Adesso finalmente ho la mia vendetta e ho fatto il tempo migliore di tutti. Vi sfido a fare un tempo del genere. Non lo riuscite a fare neanche impegnandovi. Più forte, grande giocatore di Kirby. Allora, devo dire una cosa carina di questo mondo finora è che il primo livello mi è sembrato molto una sorta di rifacimento di Londra. Perché c'è, guarda, la si vede anche qua nell'anteprima, si vede la torre dell'orologio, sembra proprio il Big Ben. È molto figo, mi è piaciuto. E invece il prossimo livello si chiama Gelo in Metropolitana. Chissà, magari è proprio tutto il mondo è ispirato a Londra. Quindi sarà la metro di Londra. Vediamo. Perché c'è sempre lì il Big Ben, quindi boh. Allora, andiamo. Tra l'altro fatemi sapere se l'audio va bene. Ovviamente adesso siamo col potere di Meta Knight, che è di una fortezza incredibile. Per me questo ovviamente è un livello nuovo, quindi... Ah, c'è il ghiaccio, l'acqua ghiacciata, che secondo me... Provo a pensare non sia positivo. Bisogna stare molto attenti ai segreti di questo livello, perché secondo me non ce ne saranno pochi, ma anzi. Ok. Qua c'è una porta misteriosa. Per il momento niente. Ok, ok, ok. Però perché questa... Ah, ok, me ne hanno presi tutti. Allora, laggiù vedo qualcosa, quindi occhio. Teniamo gli occhi aperti. Secondo me c'è una sfida del tipo non devi mai cadere in acqua, che dobbiamo assolutamente cercare di fare. Qui intanto un extra. Oh, mamma mia. Sto rischiando tantissimo. Ok. Ma quanto è bellino questo livello. In generale comunque mi sta piacendo veramente tanto. Poi quando lo finirò seguirà sicuramente una bella recensione. Sali sul tetto di due vagoni. Ok, quindi abbiamo già una prima sfida. Tra l'altro mi piace perché le sfide extra sono tutte legate molto all'esplorazione del livello. Che sembrerà una banalità, però... Perché uno può anche non farle, non è che il gioco ti blocca, dice ah adesso non puoi più andare avanti. Però è bellino. L'unica cosa è che è super facile. Allora ti dirò, Macacrap, sì, i primi mondi per il momento sono molto facili. Allora quello è il problema. Però è bilanciato per il momento. Cioè io ci passo sopra perché... Se vuoi fare tutte le sfide, come in questo caso sto facendo io, sto giocando più o meno con questo approccio, diventa leggermente challenging, ma proprio leggermente, ed è ricompensato molto dal bellissimo level design. Perché questo è Mario 3D World Kirby, intendiamoci, perché all'inizio pensavamo fosse un po' più Odyssey, invece questo è, alla fine a conti fatti, è il Mario 3D World
però in salsa Kirby, che per Kirby in generale è veramente un grosso passo in avanti. Non c'è mai stato un gioco del genere di Kirby, quindi ti prende proprio per questo, le musiche, i livelli. Poi mi piace proprio anche la scelta dei mondi, perché non c'è il classico prateria verde o la città, cioè neanche la città, i sotterranei, cioè c'è la pianura con i resti della città, la spiaggia però con le cose industriali, la giostra, cioè il parco giochi, però con le piste eccetera eccetera. E anche qui adesso la città innevata, uno potrebbe fare il mondo innevato, classica pianura innevata, invece è città innevata tipo Londra, adesso addirittura la metropolitana, cioè è figo, hanno anche una bella originalità con i mondi, non tradizionale. Allora qui attenzione, perché in genere potrebbe essere una sfida a tempo oppure una sfida di tipo non farti mai colpire o sì, molto bravo. Dai, dai. Ok. Allora, ci danno l'abilità martello, quindi forse potrebbe servirci. Però in generale è veramente un bel gioco. Cos'è sta roba? Vabbè, mi ha dato qualcosa. Ok, siamo saliti sul tetto di diversi vagoni. Ok. Ploplo. Prendiamoci questo e quest'altro. Ui, mamma mia, ma quanti soldi. Poi ovvio, basta aver giocato veramente a un qualsiasi altro action platformer, si gioca molto tranquillamente. Però, ripeto, è talmente figo che... Oh, adesso ho capito perché ci serve il martello. È talmente figo che ci passi sopra anche a questa difficoltà non proprio bella, cioè non proprio forte. Però ripeto, per il collezionismo degli extra, ha alcune sfide, non dico bastarde, perché non è che stiamo tipo parlando di cose nascoste, eh? Cioè, basta veramente avere un occhio, però ripeto, belline, gradevoli. Poi non penso si possa fare altro. Ok. Occhio qui. Tra l'altro io ho anche il martello potenziato, quindi è anche più forte. Ah! Questo Donkey Kong dei poveri. Allora, qui occhio perché ci sono dei martelletti. Tipo il suono che fa. Attenzione, segreto? Segreto gradibile, ma insomma... Penso che questa cosa della luce possa essere un problema. Buonasera o forse buongiorno. Ciao user, bentornato. Vi siete persi un po' tutte le news di oggi. C'è stato solo il buon Nicolas qua con noi. Comunque come va? Spero tutto bene. Stiamo continuando il nostro amico Kirby. Io ve l'ho detto, sincronizzate gli orologi, che poi vi perdete le live. Io preferisco molto meglio adesso, ragazzi, che c'è la luce. Che bello, mamma mia. No, come prima, che a quest'ora era Gotham Knight. Attenzione, passaggio... Trova due passaggi segreti. Ok. Siamo ad uno su due. E ci mancherebbe poi un'ultima sfida, che ancora non sappiamo bene cos'è. Sì, una decina di minuti. Sì, user. Sì, dicono tutti così. Allora, di qua non si può andare avanti, però facciamo qua. Oddio. Qua. Potrei essere ancora giù. Ok. Ce ne manca uno. Ah. Ok. Abbiamo salvato anche il secondo Waddle di nascosto. Molto bene.
Allora, qua c'è un altro passaggio segreto, mi sa. Eh beh, dai, la mia sfida completata con grande maestria. Cioè, vedete, basta veramente poco. Basta avere un occhio leggermente. Ora, attenzione, perché qui c'è il bonus dell'invincibilità. Corro, perché in genere ci può servire. No, salta. Apri, apri. Adesso non so se mi serviva per qualche sfida, eh. Beh, non so se serviva, però non mi è sembrato. Qui bisogna stare attenti che sicuramente c'è qualche extra. Infatti lo sapevo. Mamma mia, Kirby ha rischiato di essere schiacciato. Poi mi fa ridere, salta qua ma non... dai, non ci voglio credere. Ma dammi il martello che... La sottiletta è diventata. Ok, qua non si va. Però qua sì, mi diventa un cono? Ok. È veramente figo comunque, proprio bello da esplorare, bello da vedere, cioè, veramente un bel titolo. No, le trasformazioni ce ne sono, c'era quella lampadina, no, ho visto, bellissimo. Secondo me me ne mancano ancora un bel po' da vedere. Ok. Questa sicuramente è quella più versatile. No, ma è morto Kirby. Kirby ha pochissima salute. Guarda, guarda, guarda le cose nascoste che ci sono. No, pensavo ci fosse qualcosa da rompere. E abbiamo preso anche tutti i Waddle Dee nascosti. Cos'è che ci manca? C'è una sfida nascosta e poi finire il livello. Vediamo. Controllo all'interno del container. Beh, a posto. E con questo abbiamo fatto tutte le sfide. No, Kirby ghiaccio. Ok, niente, abbiamo finito. Non possiamo più proseguire con il nostro cono. Livello al 100% first try. È più forte. Ok. E quindi il nostro Kirby esce dalla metropolitana senza aver pagato il biglietto, ragazzi. Proprio lui. Bello, poi vedete che i livelli sono tutti collegati. Tutto un... Bravi, bravi. Bravi i nostri amici di Nintendo. Allora, perfetto. Scrigno magico. Vabbè, ecco, l'unica cosa che io non ho ancora ben compreso sono tutti questi extra, che per carità sono carini, però mi sembrano proprio, cioè, dei collezionabili stupidi e fini a se stessi. Ma va bene, ci sta. Ci sta nell'ottica del ti mettiamo quante più cose secondarie possibili. Però vabbè. Attenzione, una nuova micidiale. Ah no, questo è un nuovo livello. Acque tempestose. Ed eccoli tutti e 10 salvati. Lo sapete, qui giochi Nintendo 100% o niente, eh? Che sia chiaro. Tanto non so perché, è proprio, ripeto, una roba che mi succede solo con i giochi Nintendo. Tesoro trivella matita. Mentre tesoro esploratore nobile. Qua sicuro ci sarà qualche extra anche qua, che guarda, ci sono le robe elettriche, ti pare? Acque tempestose, però andiamo avanti, dai. Vorrei arrivare al boss. Ce la faremo? Speriamo. Guarda che bello, guarda che bello. Il mix tra musica, scenari. Ah, però ho capito adesso il perché acque tempestose. Ma
pensavo ci fosse un extra. Non è vero. E comunque questo weekend mi sono fatto una semi-maratona di Harry Potter. Mai visto seriamente tutto quello che ho bisogno. Ah beh sì, anche io in vista poi di Hogwarts Legacy mi dovrò recuperare tutto, assolutamente. Anche perché io non ho mai visto Animali Fantastici, quindi me li recupero. Cioè allora, magari i film principali ni, perché comunque molte cose me le ricordo, le so. Cioè non è che magari certo i dettagli nello specifico me li ricordo più, però cioè, a grosse linee so, me la ricordo bene la trama di tutti i film. Sì, so che sono su Prime, ma su Prime ci sono anche Animali Fantastici. Perché, ecco, quelli ad esempio non avendoli proprio mai visti. Che poi devo sempre capire, perché mi ricordo che Animali Fantastici all'inizio dovevano essere, cioè erano la, non erano ambientati nell'universo di Harry Potter, cioè erano ambientati all'interno di un libro. Però poi mi sa che ho capito male, in realtà no, sono proprio dei veri prequel. Ma perché qua non posso andare? La corrente è troppo forte. Quindi vorrei capire se sono effettivamente dei prequel oppure no. Comunque qua, misterioso, non so come ci si possa andare. Allora, c'è la corrente troppo forte qua, quindi... Bel mistero. Io sapevo prequel, poi non so, non mi ricordo. Bisogna fare il controllo. Ma comunque c'è un problema di fondo. Cioè io non so come poter andare di là. Anche perché adesso vedete c'è la corrente. Kirby può andare quanto più veloce che può, ma... con una lentezza disarmante. Cioè questo muro prima di tutto, che non si capisce come lo si può rompere. Di sicuro non così. E poi guarda qua. Niente, proprio... Ma com'è possibile? Cioè, indietro non c'è niente. Non che comunque... A meno che, non lo so, devo volare prima di qua. E no, vedi, poi mi spazza via di qua subito. Questo è un bel mistero, anche perché poi adesso se io esco, cioè se vado qua davanti è finita. Qua neanche. Vabbè, sarà un mistero che scoprirò. Forse qua si può rompere. Colpo di scena. Male, molto male. Sicuramente quella zona era da scoprire. Ma anche qua, come si fa? Meno che mi servirà lui, forse. Catena di granate, vediamo un po'. Ora esplodi. Zero. Però vedo sotto il potenziamento, quindi magari ci serve. Eccolo qua, questo l'avevamo già visto anche in live la scorsa volta. Ci permette di sparare un po' di cose d'aria. Olè. Vabbè. Con la barca forse. A meno che, ecco, ci farà tornare indietro. Cioè, l'unica teoria che ho. Mangia tre pasti in mare. Ok. Vediamo un po'. Appla. Oppli. Oppla. Continuo a non capire come ritornare alla zona di prima. No, c'è un pasto che devo prendere assolutamente. Ok.
Allora, non voglio tornare sulla riva, non ancora. E vabbè però. Kirby morte imminente. Ok. Perfetto. Attenzione, facciamo qua il mistero. Ah, si è abbassato il ponte. Allora adesso possiamo tornare indietro, prendere il ponte, cioè prendere la barca, andare qua. Oppla. Guarda che bello, guarda che bello. Allora, ho già travisto. E infatti vedete, il primo non l'abbiamo salvato. Perché? Chiedo, cioè ho bisogno poi di scoprire come si va a fare quel primo, perché sicuro era lì, io sentivo anche il suo verso. Ma niente, vabbè. Aia, che botta. No, è qua? Qua mi servirà l'abilità di fuoco, sicuro. Ok, vediamo se... Aspetta, vediamo se funziona anche con le bombe. Figurati, no, vabbè, a saperlo usavo solo il fuoco. Ok. Perfetto. Allora, peccato per il primo, ragazzi. Mi urta tantissimo averlo mancato così. A meno che non si scioglieva il ghiaccio. Boh, vabbè. Continua adesso. Sì, no, lanciafiamme. Beh, ormai è potenziato e sì, è fortissimo. Prima, user, ti sei perso tutta la parte del torneo Meta Knight, che, cioè, abbiamo fatto letteralmente il panico. Allora, qui occhio perché vedo cose che i miei occhi devono tenere sempre a mente. No! Tipo, c'è questa struttura qua a destra, devo capire cos'è. Torcia anche qui, curiosa. Ok, ne ho sentito uno, infatti eccolo qua. Questo sarà uno di quei livelli che andranno rifatti tante volte, perché ci sono ancora due sfide da fare. Un Waddle Dee sicuro l'abbiamo perso perché era inizio livello. E che non vuoi diventare Kirby montacarichi? Prego. Progetto. E adesso possiamo potenziare ancora di più il fuoco, e diventerà fuoco di drago. Forse con quello si possono rompere anche le grandi pareti di ghiaccio. Mi viene da pensare. Cioè, magari tipo ti dicono: oh, potenzialo e poi torna qua. Perché sarebbe l'unica cosa sensata. Intanto un'altra torcia. Anzi, un'altra lampada. Salta nella stanza segreta sotterranea. Per sbaglio ci sono finito. Bene. Non era voluto, ma ok. Allora. Ah, già ho capito. Lì ci sarà. C'è il cannone, ok. Allora. Dai però, Kirby, subito. Che lentezza. Perfetto. Poraccio, sparato mille... Ah, però, non male. Comunque Kirby Montacarichi è la mia nuova ragione di vita. Stupendo. Allora, tecnicamente... abbiamo fatto tutto... Insomma, mi verrebbe da dire. Ok. E qua siamo arrivati già al finale del livello. Abbiamo perso parecchie cose.
Mi dispiace non finire i livelli al 100%. Però vabbè. Vediamo. Allora, completa livello, vabbè. Qua ce ne manca uno grave. E poi trova una cava al sicuro dal vento, che è sicuramente all'inizio. Per me è assolutamente all'inizio. Esigo sapere come si fa adesso. Adesso andiamo, ci potenziamo lui e entriamo nel livello con lui di fuoco supremo. Perché però quel vento. Boh. Battaglia sul ponte ghiacciato, attenzione. Pre-boss, boss. Curioso. Prima o poi me lo prendo in copia, visto. Beh, guarda. Guarda. Merita. Merita assolutamente. Allora, tesoro tornato. Intanto torniamo in città. Torniamo in città. Torniamo in città e vediamo un po'. Ah, beh, che c'è il minigioco della pesca. Me l'ero dimenticato dai trailer. I 155 Model D che hai salvato hanno collaborato per ingrandire ulteriormente la città. Ora puoi accedere al minigioco Pesca Lampo. Immagino. Che poi quel minigioco della pesca sembra il gioco quello su Link's Awakening. Ciao Matteo, come va? Spero tutto bene. Ben ritrovato. Allora, andiamo a potenziare il fuoco, così ci diventa fuoco di livello 3 supremo. Hai? Il progetto per la vita fuoco di drago. Ti prego, dammelo subito. Comunque, ripeto, il minigioco della pesca, che c'era anche in Link's Awakening. Sfondo bellissimo. Ma lo sfondo del gioco o lo sfondo mio? Allora, eccolo qua. Vediamo in che cosa diventa. Ce ne vogliono 803. Vabbè, fai evolvere subito. Vediamo un po'. Ah, sfondo mio. Vabbè, il colore. Proprio l'abilità suprema, fuoco di drago. Allora, questo. Vabbè, cioè, ragazzi, con questo non penso batterò tutti i boss. Puoi usare una cometa di fuoco per volare più lontano. Io già ho capito, questa ci serve. Vabbè, fortissimo. Ormai è schifosamente. È proprio. È schifosamente devastante. Ma poi. Allora, io adesso vi svelo un segreto. Allora, intanto vi voglio rimettere tutta l'energia. Sì, voglio un pomodoro. Maxim. Mangio qui. Perché c'è anche da sport. Ok, buon appetito. Ah, beh. Cosa sto vedendo? A posto. Perfetto. Allora. Questo è, cioè, Kirby, ok, che ha le sue abilità. Ma voi potete anche andare qua, si sblocca dopo un po', che avete salvato. E ci possiamo comprare sti cosi che ci danno più vita, più attacco e più velocità. C'era una sfida del boss del terzo mondo che diceva battilo entro un minuto e qualcosa, però io devo fare anche senza danni. Quindi ho preso un'abilità, ho preso questo, è iniziato la battaglia, l'ho attivato. Ho visto la barra del boss che ha fatto così. Immaginate, questa è tutta la barra del boss. L'ho distrutto in 10 secondi. Cioè, è rottissimo il gioco. È proprio rotto. Palesemente rotto. Quindi questo adesso me lo tengo, perché se c'è qualche scontro lo voglio fare. Allora, torniamo al... No, vabbè, guardalo, guardalo. Sì, vabbè. Allora, questo palesemente ci serve adesso. Ma il gioco, come ti sembra? Per me dà paura, è molto figo. È, cioè, Matteo, è Super Mario 3D World con Kirby. Proprio, il riassunto è questo. È figo, perché poi è il primo di Kirby fatto così. Tra l'altro si poteva giocare tutto in coop.
si poteva giocare tutto in coop, cioè si può giocare tutto in coop. E, ma poi guarda i mondi, cioè i mondi sono proprio bellini, guarda il parco giochi. No, aspetta, guarda qua, Latina, guarda qua che bello. Cioè, questo è coso, Valmontone Outlet. E questo è tutto ambientato tipo a Londra, una Londra innevata. Dove però, io adesso voglio ritornare dove sta in questo livello qua, che è quello che abbiamo appena fatto, e voglio vedere se questa cosa all'inizio ha ragione. No, lo sai quel gruppo di Telegram che dicevo io non fa più, non so perché. Però secondo me ce ne sono altri che fanno quel servizio, per forza. Allora, perché qua bisogna capire un attimo. Bisogna guardare bene. Cioè, Kirby, quando vola... Oh, lo vedi, è esente dal... Ah, no, ho capito su tutto. No. Ho capito tutto. Vedete adesso laggiù. Io devo andare laggiù, in quella grotta. Quello PS non è lo stesso. Quello PlayStation è italiano e fa roba solo PlayStation. Quello per la Switch era... Guarda, lo sapevo io. Quello PlayStation invece è solo di PlayStation. Cioè di Switch, era solo per giochi Switch. Però quello PlayStation è super affidabile. Ci ho preso Gran Turismo, ci ho preso Horizon. Quindi è affidabile. Però c'è un problema, ragazzi. Cioè, ok, abbiamo fatto il salta nella stanza segreta sotterranea. No, trova una cava. Ma da qua non si può andare a salvare invece il Waddle Dee che sta qua. Vedete, qui c'è questa grotta che bisogna capire come si rompe. No, qua è il mistero, allora. Qua è grosso mistero. Qua mi sa che è tempo di vedere una bella guida. Sì, tanto quello PlayStation me lo mando a BRX, fate... Cioè, paghi la metà di un gioco, praticamente. Ah, vedete, qua c'è la roba della bomba, però... Non è che mi dà roba in più. E qua non c'è niente. Qua c'è il ghiaccio maledetto. Secondo me PS4, forse anche 25, 20... No, ragazzi, impazzisco. Voglio vedere una guida. Basta, devo vedere assolutamente una guida. Allora, Kirby and the Forgotten Land. C'era un video, ho visto... 100% guide. Eccolo qua. Questo ha fatto il 100%. Mondo 4. Che finiva con... No, questo quello che finiva col tubo non era. Oh, eccolo qua, attenzione, sta... Sta nel livello. Vediamo. Faccio vedere il video, tanto. No, è questo. No, ma chi l'ha vista sta cosa? Dai, ma c'era Kirby Tubo. Ma guarda tu, oh, niente. Vabbè, andiamo subito da Kirby Tubo, va. Ma comunque che bastardi, giocano tantissimo con la prospettiva, eh. Comunque vedi Matteo, se sei ancora in live, modalità cooperativa, sta proprio lì. Mi sembra online comunque anche, non solo in locale. Adesso speriamo che sia... Ok, abbastanza forte da poter uscire da qua col vento. Ma infatti, cioè, era troppo strano
A parte queste rampette qui mi dovevano già dare il sospetto, ma lì per lì non ci ho pensato. Dai, che bastardi. Oh, va. Kirby Tubo. Via. Oh, va. Poi bellissimo, viene spiaccicato così. Ok. Oh, a posto. Adesso sto proprio bene mentalmente, possiamo andare avanti. Cioè, possiamo finire il livello. Basterà. Beh, ho capito. Cioè, io non so il perché. Però, allora, magari con i giochi PlayStation dipende. Cioè, tipo giusto, ecco, Control o Ratchet & Clank. Cioè, devono essere esempi... esempi concreti, ok? Cioè, giochi comunque che devono avere quel qualcosa in più. Invece con i giochi Nintendo, a parte Zelda Breath of the Wild, perché però dura 1000 ore farlo al 100%, cioè quasi tutti i giochi ti viene voglia di farli al 100%. Vuoi perché magari hanno anche quel biglietto d'ingresso un po' diverso rispetto ai titoli PlayStation, eccetera, eccetera. Però, oh, non ce ne fosse uno, Paper Mario 100%, Zelda Link's Awakening 100%, Mario Odyssey 100%, veramente non so il perché. Da una parte meglio, perché, tra virgolette, te li godi di più i giochi, eh. Vabbè, ma Odyssey non è che era difficile farlo al 100%. Una volta che tu raggiungevi un certo numero di lune, cioè perché avevi effettivamente fatto tutti i livelli, le restanti che dovevi comprarle, semplicemente c'era questo trucchetto, adesso non so se c'è ancora, che tu andavi al castello di Bowser, quello giapponese, arrivavi più o meno fino in cima e ti bastava fare avanti e indietro con un livello di quelli bonus, non dovevi premere niente, stavi fermo e saltavi e basta, e ti beccavi un botto di monete. E fine, arrivavi alle 999 stelle. Ma per 100% intendiamoci, è completare tutti i livelli, compresi quelli nascosti. Sì, sì, poi purtroppo c'erano alcuni livelli che avevano delle sfide difficilissime. Infatti Mario Odyssey, molti dicono, è facile. Sì, finire la storia, grazie. Fatti tutti i livelli, completali tutti, buongiorno. Non sono facili, anzi, alcuni erano proprio bastardissimi. Per non parlare dell'ultimo... L'ultimo livello, che come da tradizione è quello senza checkpoint, cioè lo inizi e lo devi finire tutto in una botta. E quello era particolarmente cattivello. Cioè, non stiamo parlando di... Io tipo qua su Kirby so che c'è la schermata di Game Over, ma io non l'ho mai vista. Perché tanto anche se cadi comunque perdi un po' di energia e cioè... È evidente difficile morire su Kirby, a meno che proprio sei tu che non vuoi sperimentarlo. Dice, che succede se muoio? Basta, cioè, solo per quello. Comunque, e poi secondo me user ti do ragione anche sul fatto del per quello che costano, cioè forse si innesca un processo mentale del devo effettivamente gustarmelo ogni singolo centesimo, si innesca anche quello secondo me, ma anche se lo prendi scontato, cioè magari, che poi ecco anche con Nintendo prendersi un gioco scontato è difficile, sempre quel... E forse è meglio anche non vederla quella schermata, quale... Non è che la Switch non la uso mai, ma neanche io, infatti l'ho detto, ero contento di Kirby perché era è di fatto il primo gioco del 2022 che mi fa tornare a usare Switch. Ho usato la Switch soltanto poi la settimana prima perché c'era un torneo di Mario Kart interno tra redazione di influencers, privato, cioè proprio neanche una roba che finisce pubblica. E dici il game over. E devo dire però che Mario Kart giocato con degli amici... Proprio non c'è storia, è divertentissimo, bellissimo. Ecco, forse con Matteo si potrebbe tornare a giocare a Mario Kart. Perché tra l'altro, se andiamo online, ci capitano i percorsi dei DLC nuovi, pur non avendoli pagati. Però ci possono capitare, quindi si potrebbe anche fare. Comunque, battaglia sul ponte ghiacciato. Attenzione, il nome è una garanzia. Vediamo un po'. Questo è quello del trailer che c'era la scheda. No, guarda che bello. Cioè, guarda ragazzi, no, vabbè, guarda che bello che è. Ma che cosa gli dice? È bellissimo.
Che scenari. Vediamo se c'è qualche extra però prima di entrare, ma non sembra. Vediamo qua. Ah, ah, c'è qualcosa. Mamma mia ragazzi, mio occhio clinico proprio. Fai una deviazione e trova un pomodoro Maxim. Senti la musica, senti la musica, senti il pianoforte. Ah, ma quindi tipo il livello è tutto sul ponte, battaglia a go-go? Vabbè. Mega cavaliere selvaggio, guarda con quanto lo stermino adesso. Ah! Poco rotta stabilità, eh? Poco. Il primo che critica che sento su Kirby, sì. In realtà, cioè, Kirby è anche criticabile, se vogliamo, eh. Ah, può avere un sacco di criticità, però, che sono più dovute al fatto che è su Switch. Cioè, se l'hardware di Switch fosse più potente, non ci sarebbero neanche questi caricamenti, sarebbe tutto un mondo unico. Sai che figo? No, ho bisogno dell'abilità... della spada. Che però adesso è spada Meta Knight. Forte. Faccio più danni su Elden Ring, con la differenza che lì devastano. Anche Elden Ring prima o poi dovrò. Che adesso sono. In realtà io vorrei prendere. Cioè vorrei giocarci solo per dimostrare a Jumbo che sono più forte di lui. Perché ho visto un po' delle sue live. Le prende di santa ragione. Cioè, proprio... Oh, poster. Quando vedete i poster, toglieteli sempre. Bellissima la musica di questo livello. Ok, siamo a 1 su 5. Lui non ha mai giocato i Souls, tipo me. Guarda, io solo Sekiro e basta. Tra l'altro, guardate che bello, avendo completato il torneo, che l'abbiamo fatto poco fa in live, ho la cosettina di Meta Knight. Cioè, l'abilità proprio più forte. Guarda. Guarda. Super forte. Mazza, quanto danno gli fai? Nicolas, buona fortuna per le patenti. Io lo sai. Avete visto com'è andata. Le ho portate a termine, voglio fare le ore e soprattutto voglio continuare per finire in realtà la storia. Comunque ci rimane, rimuovi i poster e più un'altra sfida extra, vediamo. Se la sfida è non farti mai prendere, non farti danneggiare, impazzisco. Ah, qua ci serve trottolino sicuro. Tornado. E lì c'è anche Kirby distributore, quindi attenzione. Ah, ok, bisogna fare... No, vai! Ok. Tra l'altro, secondo me... No, non ci voglio credere. Secondo me questo è anche il gioco di Kirby che fa miglior uso delle sue abilità. Cioè, negli altri, sì, assorbiva i nemici, poi... Va bene. Qua invece hanno sempre un senso, sia per le fight che per... che anche proprio per l'esplorazione del mondo. Ok, qua non c'è più niente, quindi andiamo. No, c'è qualcosa sopra! Mamma mia, guarda l'occhio clinico qui. Avete visto, sì? Ci vuole occhio nei dettagli e soprattutto nell'esplorazione di questo gioco. Dove nulla è lasciato al caso. Allora, quella del tornado è l'abilità un po' più caotica. Che occhio, eh. era messa un po' così, è un po' frivola questa. Cos'è qua? Bonkers selvatico. Ah, selvaggio. Aia, che martellata. E
Però Kirby, cioè, non ho capito, io gli faccio il tornado più forte del suo. Sembra un Beyblade. Vince chi fa il tornado migliore. No. Sì, spero che non ci sia tipo distruggi, cioè batti i boss senza prendere danno, sebbene abbia proprio paura di questa cosa. Prendiamoci il martello perché potrebbe tornarci utile. Infatti, o comunque fate anche sempre attenzione alle abilità che vi droppano i nemici. Perché vedete, questo lo potevi fare solo col martello. Cosa c'è qua? Allora, intanto c'è un altro poster. È a tempo, ne sono sicuro. No, non è a tempo. E invece è a tempo, bastardi. No, con Kirby Auto. Ok, questa è una sfida difficilina, Mamma mia, ecco. Dai, già qui era un po' più impegnativo, Qui è diventato impegnativo. Mi è piaciuto. Allora, rimuovi 4 poster, ce ne manca uno, mancano 2 World D e poi c'è un'altra sfida che non sappiamo ancora. Ma che scopriremo sicuramente. No, ma scusa, lui è laggiù, come lo prendo? Adesso morirò. Kirby, sali. E invece, bravo Kirby. Ok. Quindi quanti ce ne mancano? 1. Che succede? Ok. Molto bene. Attacco più, vediamo. No. No, ma mi sta mangiando sto bastardo. Guarda. Oh. Fu così che vediamo la schermata di Game Over. A posto. Allora, io per non saperne leggere né scrivere mi prendo questa. Ora occhio, perché sì, sembra che il livello sia finito, ma in realtà... Ghiaccio Dado Pagos. Per un attimo mi sembra Ghiaccio Dado Bugs. E infatti vedete, ho fatto bene a prendere l'abilità di ghiaccio. Allora, c'è Kirby Tubo. Oh no. Allora, facciamo occhio alle cose. C'è Kirby Tubo. Che quindi sicuramente dovrà rompere qua. Però vedo che c'è anche qui qualcosa. Che cos'è? È grande abilità segreta. No, presto. Vai Kirby. 1 e 2. Ah, ecco il poster. E anche i poster se ne sono andati. Mi rimane un'ultima sfida che non so cos'è e che inizio a temere possa essere proprio il completo livello senza mai subire danni. Perché a esplorare non vorrei cantare troppo presto, ma no, non succede niente. Dall'altra parte vediamo se c'era qualcosa. No, qui c'è qualcosa, però vediamo.
Allora, io un occhio lo butto sempre qui, non sia mai. Andiamo dall'altra parte. No, vabbè, lo scopriremo adesso. Non so che sfida c'è, però. Vediamo. Comunque, livello molto figo. Allora, completa tutto. Salva, rimuovi e... No, vedi, sconfiggi doppio da dopago selvaggio senza subire danni. Vabbè, solo, diciamo così, l'ultimo boss era da... L'ultimo bossino. Allora, a Delta abbiamo tutto il tempo per farci questo livello al 100%, cioè battere quello lì senza prendere danno, e andare poi al boss di fine area. Anche se in realtà mi sembra anche di fine mondo, cioè proprio di fine zona, perché l'isola è finita. Che ci sia un qualcosa dopo? Vediamo. Un re bestiale sorprendente. Allora, innanzitutto facciamo le cose per bene. Che occhio, anche lì sapevo che ci sarebbe stata la sfida. Allora, torniamo. Intanto aspetta, voglio vedere i livelli. Cos'è che mi manca? 10 su 11. E poi ovviamente vabbè qua 0 su 7. Allora, torniamo al menu. Cioè, scusatemi, alla città. Ci potenziamo l'abilità di ghiaccio. E poi bisogna capire adesso con chi arrivare fino in fondo. Cos'è sta roba? I 180 Woodle Dee che hai salvato hanno collaborato e ora possiamo accedere al minigioco Rotola Kirby. Che bella, la città adesso ormai è completamente viva. Ora puoi far evolvere l'abilità ghiaccio. Fai un salto all'armeria di Woodle Dee. E ok, allora. Opla. Ehi. Che bello. Quindi adesso però cambia tutto, che ogni abilità può arrivare a livello 3. Ah no, ma il ghiaccio non l'avevamo mai potenziato. Quindi colpo di scena. Beh. Sì, sì, assolutamente. Vai, diventiamo ghiaccio da Dopacus. Vediamo cos'è. Ok. Ah, crea dei... No, vabbè. Crea dei pupazzi di neve. Ti diventi congelato con un soffio gelo. Questi... Anche i boss più grossi. Però dobbiamo pensare. Vogliamo andare con lui? Ah, ma quel canale di cui parlavamo ha fatto come una catapulta. Dritto per dritto, proprio. Cioè? Aspetta, non ho capito. Non ho capito, user. Comunque devo trovare l'abilità giusta, eh. Direi che lui col fuoco mi sembra quello migliore. Copyright, chi lo vede più? No, non ti ho capito, user. Che vuol dire? Quello Nintendo. Lo hanno fatto sparire, chiudere, sì, ma cioè, il canale di chi? Sono stordito, user, non ho capito. Quello dei giochini a prezzi caruti. Ah, sì. Ah, il canale Telegram. Sì, perché... cioè, io ho visto che dopo un po' ha smesso. Anche se, sinceramente... È un po' un peccato. Però, secondo me, con un po' di ricerca si trova qualcosa di simile. Di PlayStation ne ho visti già. Ce ne sono 800.000. Però io consiglio di andare da questo qua. Perché mi è sembrato... Cioè, è affidabile, italiano. BRX anche me l'aveva consigliato tempo fa, quindi... Non mi sembra roba truffaldina. Io sapevo che non faceva più, invece è proprio sparito. Boh. Capace che l'abbiano arrestato. Knock, knock. Però ripeto, non... come per PlayStation, non è che sono gli unici. Ah, mi potrei sbrigare perché in realtà ho ancora il potenziamento FBI Open Up.
Che vedo io ho il potenziamento dell'attacco ancora per 26 secondi. Dai, 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 ok. Tanto il boss da fare senza prendere danni è l'ultimo. Però. Ok. Andiamo. Ah, cavolo. Mamma mia. Che poi in realtà, cioè user, quella cosa che viene fatta non è tanto secondo me fuori dalle regole, perché alla fine sono sempre, cioè, account in condivisione, come se facessi Netflix. Adesso è qua che non dobbiamo prendere danno, ecco, mazza, oh, vabbè, basta, addio, andiamo al prossimo livello. Qui ragazzi non devo prendere danno. Andiamo al boss. Un re bestiale sorprendente. Allora, sicuro potrebbe esserci affronta il boss senza prendere danno. Bellissima l'ambientazione. Qua musica a palla perché purtroppo io già so chi è il boss, avendo visto dal trailer, purtroppo. Aspetta, intanto qua magari... qua l'occhio per le cose. Ma proprio qua grande fonte di ispirazione a Super Mario 3D World. Diciamo che è uno dei nemici più iconici di Kirby. E mi sembra che sia, cioè si era visto nel trailer, purtroppo. Allora, qui c'è una scelta. Tra l'altro, fra la scelta c'è proprio il nostro potenziamento. Di solito uno di questi quattro è legato ad una delle sfide, però, cioè, non avendo la sfera di cristallo, non posso prevederlo, e quindi arrivederci. Guarda che ingresso. Trionfale. Sua maestà nemica King DDD. Volevo non prendere danno, ma vabbè. Un po' arrabbiato, eh? Bellissimo il remake del suo tema. Eravamo molto avvantaggiati che avevamo questo. Sicuramente se c'è una sfida battilo senza abilità è impegnativa come boss fight. Però completa senza parare. Ma che senso? Ah, è vero, si poteva parare. Completa in 1:30. L'abbiamo già fatta. Ci rimangono due, che sarà completa senza abilità e completa senza prendere danno. Sicuro.
Ora abbiamo granata alla ricerca, quindi il terzo upgrade granata. Ottimo. Colui dietro che dorme. Oh. Diciamo che se premo A ho paura che succeda qualcosa. Inghiotto il martello di King DDD. Ah, pure. Ecco. Oppala. Ah no, ha preso lui, non Kirby. Oh. Ma perché lui è diventato... cioè è cattivo anche qua, è stato trasportato... cretino. Un bastardo. Vabbè, fine del gioco. Bad ending. Ah, beh, c'è un'altra isola. E Crash Bandicoot vibes. Nullandia, ma... Elfin è stato catturato da King DDD. Esplora la prossima area e salva Elfin. Il deserto dell'origine della vita. Oh, qua... fighissimo. Beh, comunque... abbiamo il quadro... ah, il continente di arrivo. Diciamo che penso che questo sia la seconda ed ultima metà e l'obiettivo finale sarà arrivare in cima. Molto figo. Molto, molto figo. Bello. Veramente... non ci... ammazza, senza caricamento, pazzesco. All'isola proibita. Bellissimo, mi piace che hanno fatto la mappa senza caricamento, grazie al cielo, perché sarebbe stato troppo. Quindi molto molto figo. Immaginavo, perché cioè comunque vedevo che finiva qua. Metà del ciclo vitale. Next gen. E alla fine vedi, a loro gli basta questo, gli basta fare il giochino semplice ma efficace. Cioè questo comunque è 3000 volte meglio di 850.000 giochi che sono usciti negli ultimi anni, ma anche quest'anno su PC, PS4, persino PS5. Quindi ha il suo perché. Comunque, grazie a tutti per essere stati qua in mia compagnia. Kirby io lo proseguirò, però mi sta... cioè, comunque io già avevo pareri positivi. Però così, cioè proprio stiamo volando, stiamo raggiungendo vette altissime. Cioè, non so, la recensione sarà solo pareri positivi. Grazie a tutti per essere stati qua in mia compagnia, ci vediamo domani alle 14 con un nuovo video su YouTube e ovviamente qua alle 18, sempre qui sul canale Twitch TV/Le avventure di Franky, come sempre dritto per dritto. Chapter